Cari amici, un tempo lungo e difficile quello che stiamo attraversando, in cui emergono le esigenze fondamentali di cui siamo privati, relazioni autentiche e profonde, relazioni tra di noi, come fratelli, amici, come persone che condividono del tempo, un ideale, un obiettivo, relazioni quotidiane senza le quali non si vive, ma soprattutto relazioni di responsabilità. Chi ha la responsabilità stabilisce un rapporto con l'altro o con gli altri, ai vari livelli, fino a quelli più ampi, le grandi scelte politiche che bisogna fare in questo tempo per il bene di tutti. Il bene comune, per il bene della società, soprattutto privilegiando le fasce più deboli, quelli che da soli non ce la fanno, è un tema grosso da mettere a fuoco. Ci accorgiamo come facilmente serpeggia la diffidenza, il malcontento, la sfiducia, l'interesse privato, il particolare sul bene comune. Insomma, vengono fuori quei nodi problematici che da sempre ci portiamo con noi e che nella crisi grave esplodono. Perché? Perché le relazioni hanno bisogno di essere vissute nella verità. Ecco cosa il Vangelo di questa quarta domenica di Pasqua ogni anno ci presenta, con l'immagine di Gesù pastore, il buon pastore. Sì, l'immagine che Gesù prende dal contesto ovviamente comune del suo tempo è profonda, è fondamentale, ci permette di comprendere in che modo egli vive la relazione di responsabilità nei confronti di ciascuno di noi e della sua comunità, che è la Chiesa, il gregge appunto a cui il pastore rivolge tutte le sue attenzioni. Lo sentiamo ripetere due volte nel brano di questa liturgia domenicale, l'affermazione profonda e solenne di Gesù che si rivela come il buon pastore. Io sono il buon pastore. Dunque è una caratteristica che lo riguarda da vicino e lo mette in collegamento con Dio, il nome divino Io Sono, che ci permette di entrare nel mistero di Gesù non tanto e non solo per la sua bontà nei confronti nostri, per l'atteggiamento, quanto per la verità del suo comportamento. Potremmo anche esprimere meglio l'affermazione traducendola: Io sono il bel pastore, o ancora di più, il pastore vero, autentico, ci possiamo fidare di lui. E le caratteristiche che Gesù evidenzia di questa relazione tra il vero pastore, lui, che ora da risorto guida la Chiesa incontro al Padre lungo la storia, e noi suoi discepoli, sono espresse una dopo l'altra con grande attenzione. Riprendiamole. La prima: il buon pastore dà la propria vita per le pecore. Sì, la caratteristica fondamentale che qualifica Gesù come il vero, unico, autentico pastore di cui ci possiamo fidare, la sua responsabilità è assoluta ed è degna della massima fiducia, e che lui chiama in causa se stesso, non chiede a noi qualcosa, è lui che si dona, dà la propria vita, ci ama a tal punto da mettere a rischio, come di fatto poi accade consumando il sacrificio sulla croce, la sua stessa vita. Il confronto con il mercenario è evidente, Gesù lo accenna. Il mercenario, dinanzi al pericolo, se arriva il lupo, scappa perché deve salvaguardare la sua vita. Il pastore vero, autentico, che ha a cuore prima il bene del gregge e poi il proprio, no. Non solo mette a rischio, offre la vita, la dona, perché non abbandona mai il gregge. L'altra caratteristica che Gesù evidenzia è appunto in questa relazione tra pastore e gregge il legame profondo, che esprime così: conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me. C'è una reciprocità nella conoscenza da parte del pastore nei confronti delle pecore, le conosce.
che nel linguaggio biblico sappiamo significa vive un'esperienza profonda, una relazione stretta, è il linguaggio dell'amore. C'è un amore grande, immenso, unico da parte di Gesù nei nostri confronti, ma anche da parte delle pecore nei confronti del pastore. Mi conoscono le pecore mie, perché mi appartengono, conoscono me, sperimentano un amore tale che, seppure non è assoluto e perfetto come il mio, è vero, è autentico, permette loro di sentirsi amate e di ricambiare l'amore. E in questo facciamo esperienza della vita di Dio, della comunione trinitaria, come il Padre conosce me e io conosco il Padre. Ecco perché gli dà la vita, è la vita di Dio che entra in noi, non sono concetti astratti o sentimenti da avvertire in alcuni momenti intimi di spiritualità profonda, no, sono la concretezza della nostra storia ed è in questo che Gesù può allargare l'orizzonte e dire ho altre pecore. Non è un gruppo chiuso che gode di questo amore ed è chiuso in se stesso, appunto, senza preoccuparsi di ciò che accade fuori. L'amore di Gesù per i discepoli è un amore che non ha confini. O altre pecore, che non sono di questo ovile. L'orizzonte si allarga all'infinito, l'umanità intera di ogni tempo è oggetto dell'amore del risorto, è destinataria della sua relazione profonda, come non lo riusciamo nemmeno a capire, spesso non lo cogliamo, tanto è ristretto il nostro orizzonte, angusta la nostra prospettiva, ma è così. O altre pecore, anche queste io devo condurre, perché il disegno del Padre è che diventino tutti un solo gregge, un solo pastore. Così Gesù prega prima di morire, Padre, prego per loro, perché tutti siano uno. È l'unità che si costruisce attorno a Lui, ascolteranno la mia voce. Sì, è la voce del pastore che consente alle pecore di crescere in questa comunione, in questa unità profonda. E poi l'ultima caratteristica che viene qui evidenziata è che il pastore vero dona la vita non per necessità, visto che non ha alternative, non perché costretto, seppure con un sentimento forte di amore, la dona nella libertà più assoluta. Ho il potere di darla e il potere di riprenderla di nuovo. Io la do da me stesso. Questo è il mistero di Dio, che Gesù è venuto non tanto e non solo a spiegarci, ma a mostrarci. La vita che Egli ci dona è frutto della comunione trinitaria nell'eternità del rapporto tra Padre e Figlio ed è dono comunicato a noi nella forza dello Spirito. Siamo veramente amati da Dio. La domenica del Buon Pastore è dunque la domenica della comunione nella Chiesa, della contemplazione dell'amore di Dio che in Gesù morto e risorto si è svelato e dell'impegno a rispondere. Perciò questa è la domenica consacrata tradizionalmente alla preghiera per le vocazioni. Perché in questa chiamata che risuona nella vita del gregge di tutto il popolo di Dio e di alcuni poi in modo specifico per il servizio che rendono come pastori in nome suo per il bene del gregge, tutti possiamo e dobbiamo ascoltare la voce, rispondere alla chiamata e imparare da lui a vivere relazioni autentiche, soprattutto nella responsabilità di fronte alla storia, al mondo e ai fratelli. Buona domenica allora, buona domenica del Buon Pastore, con la fiducia che viene da Lui e che possiamo condividere con tutti.